bella giornata di quest'oggi invogliava i sorrentini a recarsi al Campo Italia con la speranza di assistere prima di tutto ad un incontro spettacolare ed interessante e poi naturalmente ad una vittoria dei rossoneri napoletani. Però nessuno dei due proponimenti si è avverato, dato che la partita è stata da sbadigli e la conquista di entrambi i punti da parte dei calciatori casalinghi non c'è stata. Ma bisogna ammetterlo, se doveva vincere una delle due contendenti, questa era la compagine di casa, che ha attaccato più di quanto abbia fatto la casertana, ma nonostante ciò non è riuscita a vincere questo match. Passiamo ora alle immagini. Cinquetti batte una punizione, di testa Pizzo manda fuori. Siamo al sesto. Al 25esimo poi c'è un'azione che parte da Falco a centrocampo. Falco scambia con due compagni, opera due triangolazioni, giunge al limite dell'area e tira, ma il suo tiro è fatto e quindi può essere bloccato dal portiere di casa, ospite. Al 28esimo poi abbiamo una punizione della casertana con l'uscita del portiere che parte. Al 31esimo una punizione per il Sorrento, battuta da De Gregorio e parata per in presa alta dal portiere della casertana. Passiamo alle immagini del secondo tempo. All'ottavo abbiamo per la casertana questo colpo di testa di Bonaldi sul traversone di Petriello che il portiere sorrentino sventa con una smanacciata in angolo. Poi abbiamo questa azione sul filo del fuorigioco del numero 8 Ruotolo che rimane solo davanti al portiere, però il portiere riesce a sventare questa minaccia. Ancora il Sorrento in avanti, questo colpo di testa di Apuzzo, ecco, questa è un'azione molto iniziata, però in pratica la casertana riesce ancora a risolvere questa azione. La rivediamo ora, colpo di testa di Apuzzo, la palla rimessa al centro, cacciata fuori, ancora il portiere poi che risolve la situazione, la palla poi che va in angolo. Quindi con questo risultato non è che le cose siano cambiate molto riguardo alla classifica delle due squadre, però lo stesso un passo in avanti che per il Sorrento significa non trovarsi in ultima posizione con Casalana e Ternana, per la casertana di Materazzi invece una conferma è la classifica di alta quota che ha raggiunto e sicuramente confermerà nelle prossime giornate. Importante per il Sorrento sarà non perdere domenica prossima a Salerno, mentre l'obbligo di vittoria per la casertana nonostante i difficili impegni in casa con il Cosenza di Montefusto.